causa delle disposizioni del nuovo DPCM che ha posto la Sicilia in zona arancione, da oggi, primo giorno di chiusura totale di bar e ristoranti. Potranno effettuare soltanto l'asporto. Siamo andati a sentire l'opinione della gente e degli operatori del settore. Signora, oggi è il primo giorno in cui i bar sono chiusi e lei sta usufruendo lo stesso dell'asporto. Qual è il suo parere? Il mio parere è che mangiare fuori così per strada non mi sembra una cosa corretta. Cioè, che cosa cambia alla fine? Cioè, magari mangiare dentro e poi uscire. Magari mangiare dentro con le distanze ovviamente previste. Certo, sicuramente con le distanze dovute. Però meglio di stare qua fuori con la colazione, con il caffè. Il caffè abbiamo visto che è messo proprio qui, appoggiato accanto alla sua macchina. Insomma, un modo quasi rustico, quasi come se fossimo in campagna. Ma lei invece cosa ne pensa del fatto che la Sicilia si trovi nella zona arancione? Io penso che cioè, è una cosa che dobbiamo rispettare sicuramente, perché se è stata dichiarata arancione c'è la motivazione. Cioè, i casi sono saliti, quindi è giusto rispettare le regole. Invece qui c'è il caso di una signora che sta aspettando di poter entrare e quindi portare fuori la colazione, quello che deve comprare. Non piace, però è giusto farlo, perché se siamo in un momento di rispetto delle regole per una possibile pandemia, bisogna attenersi a quelle che sono le regole. Va bene, aspettiamo, facciamo il turno e basta. Quindi lei è favorevole al fatto che nel DPCM ci è stata assegnata la zona arancione? Questo è un altro discorso, zona arancione, perché secondo me non è tanto per... perché comunque gli ospedali non sono adibiti a questa problematica, cioè non abbiamo dei reparti con posti letto adeguati. Questo caso invece è di una signora davanti a una bancarella di frutta. Qui non è cambiato niente, o c'è la zona arancione o non c'è la zona arancione, si rispettano le distanze. Le distanze, sì, sempre si sono rispettate in questa bancarella, quindi non trovo alcuna differenza sinceramente. Invece per quanto riguarda l'assegnazione della zona arancione, lei che ne pensa, signora? Ma cosa ne penso? Che ci sono regioni che sembravano più ad alto rischio, però mi rendo conto che loro probabilmente fanno delle previsioni sulla ricettività delle nostre strutture ospedaliere, che forse ritengono carenti, probabilmente. Comunque la Sicilia da questo punto di vista è chiaramente penalizzata. Un uomo, un signore distinto che va a fare la spesa, va a comprarsi la frutta. Insomma, in ogni caso la situazione sta cambiando, ci dobbiamo abituare a nuovi modi di vivere, di fare la spesa. Già ci eravamo abituati nei mesi precedenti a questa seconda ondata, quindi penso che la sofferenza sarà minore. Poi io sono stato durante la prima parte, cioè a marzo-aprile, fuori Siracusa, e quindi l'ho vissuta in maniera più forte. E dell'assegnazione della zona arancione alla Sicilia che ne pensa? Esagerata? Si poteva fare qualcosa? Penso che si è tenuta in evidenza soltanto la parte sanitaria, cioè l'assistenza, che da noi è scadente rispetto agli ospedali del nord. Allora, siamo in un bar storico di Siracusa, un bar che funziona molto bene da tantissimo tempo. Oggi è il primo giorno che potete fare solo asporto. Com'è il flusso di persone? Chiaramente sarà diminuito, immagino. È diminuito un po', però i nostri clienti ci rispettano e vengono sempre, facciamo delle cose belle, vengono apposta. Non ci possiamo... Ma vi sentite penalizzati da questo nuovo DPCM? Certo, siamo penalizzati perché non ho messo i tavoli, le sedie fuori, la gente deve fare presto, perché più di due persone non posso fare entrare e servirli con i certi requisiti tutti. Tutte le persone per me sono tutte uguali, chi viene viene, e dobbiamo servirli con i propri requisiti, come facciamo sempre. Il nuovo DPCM penalizza soprattutto i bar, i ristoranti, insomma zone di ristoro. Voi fate solo asporto? Il flusso è diminuito? Sì, stamattina sì, è diminuito tanto da ieri. E purtroppo la crisi c'è e non stiamo provvedendo a stare aperti per dare un po' di servizio ai clienti.
lei che lavora qui certo può avere il metodo della situazione meglio di chiunque altro. La Sicilia zona arancione, voi cosa ne pensate? È troppo punitiva come decisione? No, per noi non era punitiva perché non abbiamo tanti contagi come là sopra in Alta Italia. Per noi già bastava una fascia giallo o verde e noi potevamo continuare con gli orari nostri tranquillamente e dare servizio sempre ai clienti.